Buonasera. Buonasera. Tu forse non lo sai, l'anno scorso io stavo dall'altra parte, stavo in società e mi hai fatto passare i 10 minuti più brutti della storia trentennale che sei con la Paganese. Però il cerchio oggi si è chiuso e a volte la favola nel calcio, le favole si avverano. E quindi penso che oggi hai, diciamo tra virgolette, tu allora giocavi col Tivoli, hai fatto il tuo dovere, però hai chiuso il cerchio e ti sei sdebitato con Pagani Sportiva, per il momento. Buonasera a tutti. Sì, l'anno scorso è passato, oggi è un nuovo anno. Come ho detto alla società, a tifosi, a tutti, che faccio tutto per mi perdonare. E siamo solo all'inizio, abbiamo ancora tanti a fare e vediamo dopo, facciamo partita per partita, no, vediamo già dopo, facciamo partita per partita. Matteo, tu sei un giocatore che è capace, penso, di fare tutti e due i ruoli, mezzala, ma poi tra l'altro una mezzala che andava anche molto in appoggio al tridente, diciamo, io penso che il mister ti dica anche di avanzare, sebbe di tenere sebbe quel metro in più, o puoi fare anche l'esterno a sinistra, quanto anche la filosofia del mister, no? Che ce l'ha spiegata prima, insomma noi l'abbiamo vista anche il ritiro, esalta anche un po' quel tuo modo di giocare, no? Andare a attaccare gli spazi, la velocità, il duello, l'aggressività e volare via verso la porta, cioè da questo punto di vista anche i meccanismi tra di voi mi sembrano, c'è da lavorare, però stanno esaltando un po' quelle che sono le vostre individualità. Sì, con il mister abbiamo lavorato tanto, un mese e mezzo per cercare di trovare il nostro principio di gioco. Adesso abbiamo capito bene come dobbiamo giocare, come anche io devo giocare. E penso che con il mister, che lui è bravissimo, tutto le dice, penso possiamo fare tutti una cosa bellissima, anche io di più. A questo ruolo che è mezzala, ma senza mezzala, sì. È un gioco, è un ruolo tutti e due. Correte come matti e questo si è visto oggi, quindi una squadra propositiva soprattutto in ottica contropiedistica, quindi cercare di aspettare l'avversario o aggredirete anche in trasferta? Come io ho detto prima, abbiamo lavorato per trovare il nostro principio di gioco. Adesso giochiamo sempre così. Il mister, il primo tempo, come avevi visto, abbiamo giocato come volevi il mister, benissimo. E dopo è successo che è successo. In secondo tempo abbiamo mollare un po', ma non troppo, perché alla fine abbiamo vinto 1-0. E questo è il nostro gioco. Tutto l'anno, domani, domenica, e questo è il nostro gioco. Va bene. Grazie. Grazie a te.